stando sul posto abbiamo formato subito questo campo. Loro si sono visti dopo 5 giorni la protezione civile, non subito. Cioè, lo smantelliamo tutto, facciamo tutto noi, orari stabiliti, mangiare stabilito, togliete queste tende vostre. A quel punto ho detto, beh, visto che bagni e docce per cortesia a noi mancano, dateci bagni e docce. Risposta, o tutto o niente. Un Però giorno 20, eravamo adesso 10, sono ma eravamo 12. 20, adesso le persone anziane sono 12. andate a Roma, quindi siamo rimasti 12. Un campo 80 persone non serviva, gli abbiamo detto guardate non serve. Quindi se ne sono andati con tutti i bagni. E E con la doccia. con le docce. Le tende ce la porta l'associazione francesi. Le docce ce la porta l'associazione Padre Pio. I bagni Sebac siamo riusciti a averli perché un maresciallo Enas è andato al campo di Saletta e gli ha detto scusate, ci avete 6 bagni per 10 persone, due portateli a Cossito. Noi è stata comunque la nostra scelta di essere autogestiti, tant'è che ti ripeto, ti ribadisco, a tuttora noi siamo ancora qui. La gente che prima è andata nei campi della protezione civile, adesso non c'è più dove andare. Tanto per essere chiari. Ma intenta che l'hanno smontato il campo. Quelli che stavano lì erano contenti. Poi mo ha fatto l'ordinanza fuori tutti. Vai a mangiare sommati e vai a dormire a Saletta. Questa ce l'hanno donata e ho fatto tutto io. Portafoglio mio, perché se aspetto loro, mi ero morto. Allora, la nostra condizione è che dal 24 agosto abbiamo dormito 10 giorni in macchina perché la protezione civile ci aveva detto o venite al campo o non vediamo nulla. Questa è la verità. Dopo una settimana, 10 giorni, un amico ci ha dato una roulotte e dormiamo in roulotte. Pur avendoci una casa resa agibile, ma con il pericolo del crollo del silos, per cui noi se demolissero il silos potremmo dormire tranquillamente su una nostra casa agibile. Siamo tutti nella stessa situazione, tutti. Noi quello vorremmo, Non c'è. svernare Poi tranquillamente per tanto poi andare succede che nel la modo lì. gente. Noi cerchiamo di risolvere problemi, non crearli. Poi questa risoluzione dei problemi a qualcuno dà fastidio. Io personalmente, o lui personalmente, in 2 giorni 28 case disponibili da essere montate a costo zero per noi e per la comunità e per lo Stato. Non ci avevi consentito perché? No, la scusa è che loro fanno, praticamente dicono che come è successo all'Aquila, poi se loro danno il permesso di montare le casette a tutti, poi diventa un problema dopo quell'abusivismo. Però io l'ho vista la delibera dell'Aquila, effettivamente era fatta male la delibera, perché diceva montate quello che volete e poi ne riparliamo dopo. E poi ti firmo un foglio che se quando arrivano i SAI io non smonto quella casetta, sono disposto a firmarti un foglio che io pago 50.000 euro di multa. Sì, no, dopo 2 mesi non può essere che ancora stiamo così. Allora, evidentemente lo stato d'emergenza fa comodo a qualcuno. Questa è una corsa all'accaparamento dei posti letto. Per ogni posto letto che tu dai, quanto lo mettono a conto allo Stato? Sono arrivati tanti soldi? Grazie mille, metteteci l'antimafia a controllare. Sono disposto a tavolino con noi, ma noi sappiamo quello che va fatto nel territorio. Noi abbiamo 30 case da mettere in zona, non solo per noi, a gratis. Perché non mi fai montare? Io magari un punto interrogativo me lo farei su sto gestione, no?